Bene, arrivata anche la Sally, possiamo iniziare questa puntata di Storie a quattro zampe. Prima però vi ricordo il calendario degli amici di Rina, il gattile di Villa d'Ossola, come per quanto riguarda tutti i gattini del nostro territorio, i gattili del nostro territorio, potete rivolgersi per acquistare il calendario, che è molto importante per aiutare queste associazioni. Iniziamo la puntata, iniziamo con Miele, un cane di 4 anni, protagonista del primo servizio, preso in cura da Matteo e Sara perché deve essere castrato, in quanto da un po' di tempo a questa parte fa la pipì in giro, è un po' aggressivo e quindi per evitare queste problematiche è necessaria anche la castrazione. Vediamo. Miele è un cagnolino di 4 anni che è stato adottato da una nostra cliente dal sud Italia, proviene infatti dalla Sicilia. In casa è abbastanza bravo, però la signora ce l'ha portato per fare una visita e per dirci che Miele ha il vizietto di fare la pipì in giro. A questo proposito abbiamo deciso insieme alla proprietaria di sottoporlo alla castrazione. In più i signori hanno già una cagnolina femmina, seppur sterilizzata, però hanno deciso appunto di castrare Miele. Oggi procederemo all'intervento e i vantaggi di questo intervento nel cane maschio sono sicuramente l'eliminazione di quei comportamenti legati al testosterone, quindi l'aggressività verso i cani maschi, la territorialità, quindi l'aggressività anche verso chi entra in casa, ma soprattutto nel caso di Miele cercare di spegnere la marcatura territoriale, ovvero il fare la pipì dappertutto. Gli effetti collaterali sono semplicemente un incremento del peso corporeo, infatti il metabolismo dopo la castrazione cambia. Andremo però a consigliare una dieta e quindi terremo monitorato il peso di Miele di modo da non farlo diventare troppo grasso. Il mio collega vi spiegherà quali sono i passi dell'intervento a cui oggi sottoporremo Miele. L'intervento di orchiectomia è un intervento che si esegue in day hospital. Il cane viene portato qui la mattina a digiuno, ovviamente, come tutti gli interventi chirurgici. Si esegue una piccola incisione a livello parapenieno, si estraggono i testicoli e vengono successivamente legati e appunto tagliati con degli strumenti chirurgici appositi. Il cane andrà a casa con una sutura il più delle volte intradermica per fare in modo che il cane non abbia lo stimolo di leccarsi i punti e quindi toglierseli, e dopo una decina di giorni si fa il controllo, ma il più delle volte non è necessario nessuna precauzione particolare per questo tipo di intervento chirurgico. E la sera stessa il cagnolino può andare a casa come se non fosse successo nulla. Ci troviamo sempre alla collinetta a Villa d'Ossola per questa puntata, sempre in compagnia della Sally, che ogni tanto rimane indietro, ma la lascio libera di fare quello che vuole naturalmente. Parleremo di gattini, come avviene l'adozione di questi piccoli amici a quattro zampe. Non bisogna staccarli troppo presto dalla madre, ma soprattutto bisogna fare molto attenzione alla fase iniziale dell'adozione. Ma per saperne di più, per quanto si tratta naturalmente di gatti, ce ne parla, come sempre, la dottoressa Sara. Oggi voglio parlarvi dell'adozione dei cuccioli di gatti. I gattini dovrebbero essere separati dalla mamma non prima dei 2 mesi di età, quindi più o meno come quelli che vediamo qua con noi oggi. La fase della separazione dalla mamma e l'arrivo nella nuova casa è sempre una fase abbastanza delicata, durante la quale non dobbiamo mai forzare il gattino ad interagire con noi, ma dobbiamo lasciare che sia lui spontaneamente a venire a cercarci, a muoversi nell'ambiente nuovo. Solo in questo caso non le creeremo una situazione di stress. Noi consigliamo sempre all'incirca una settimana dopo l'arrivo nella nuova casa o comunque quando il gattino sembra essersi ambientato bene di fargli fare una prima visita veterinaria. In questa visita andremo a verificare innanzitutto che il sesso del gattino sia quello corretto che ci è stato dato da chi appunto ci ha dato l'animale, che non ci siano problemi di parassitosi, quindi di pulci, di acari nelle orecchie e di vermi attraverso un esame delle feci, e se il gattino ha già 2 mesi possiamo già effettuare la prima vaccinazione.
Ricordiamoci che i gattini dai 2 ai 6 mesi sono dei soggetti a rischio, molto delicati, quindi qualora abbiano dei sintomi tipo il vomito, la dissenteria, vanno subito portati dal veterinario senza aspettare alcuni giorni, perché purtroppo già nell'arco delle 24 ore la loro condizione clinica può peggiorare velocemente e diventare poi magari non più curabile. Quindi vi ricordo sempre di prestare attenzione al loro stato di salute e qualsiasi cosa notiate che non vi convinca di chiamare subito il vostro veterinario. Questi bellissimi gattini sono già in parte stati adottati. Colgo l'occasione per farvene vedere 2 che sono ancora in cerca di casa. Allora, abbiamo questo maschietto che cerca ancora casa. E poi abbiamo anche questa bella femminuccia che qui in clinica abbiamo chiamato Mucca perché è tutta maculata di bianco e nero come una frisona, e quindi questa è una femminuccia, anche lei aspetta ancora una casa. Se qualcuno fosse interessato ad adottarli insieme in coppia, le adozioni di coppia sono sempre un'ottima soluzione per i gatti, perché in questo caso li introduciamo nell'ambiente nuovo in compagnia di un conspecifico con cui poi trascorreranno tutta la vita, quindi un'ottima soluzione anche l'adozione di coppia. Bene, adesso andiamo a vedere una situazione un po' particolare, una problematica non indifferente per il cane Nacho. È un cane che arriva addirittura dalla Germania in cura nella clinica veterinaria città di Domodossola. È un servizio che abbiamo già fatto vedere nella passata edizione, ma l'abbiamo ritenuto molto interessante anche per le problematiche di questo amico a quattro zampe, che è costretto a mangiare in piedi per poter avere, diciamo così, il cibo che arriva nello stomaco, perché altrimenti proprio per la sua problematica questa cosa non avverrebbe, quindi potete immaginare qualche problematica. Vediamo il servizio sul cane Nacho. Lui è Nacho, è un Boston Terrier di 3 anni, e da quando aveva 1 anno che ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, in particolare dopo mangiato, anche molte ore dopo mangiato, avevo questi episodi di rigurgito dove rigurgitava praticamente il cibo così come l'aveva ingerito. E c'è stato anche un episodio un giorno dove non riusciva neanche a camminare, si doveva sedere, riposarsi e poi riprendere a camminare. Era proprio strano. Avevamo pensato a qualche disturbo neurologico, quindi l'abbiamo portato subito dal veterinario. Nacho soffre di una patologia piuttosto rara, che si chiama miastenia gravis. È una patologia che può riguardare tutti i muscoli del corpo, ma nel nostro caso fortunatamente è una miastenia gravis focale che riguarda solo l'esofago. Cosa succede? Praticamente tutto quello che il nostro Nacho mangia non riesce ad essere trasportato correttamente all'interno dello stomaco, perché l'esofago non riesce più a contrarsi perché ha una muscolatura che effettivamente non funziona. Quindi abbiamo dovuto aiutare la proprietaria spiegandole come far mangiare il cane, e nel suo caso il cane col megaesofago deve mangiare su un'apposita struttura che si chiama sedia di Bailey. Diciamo che non è, essendo una malattia abbastanza rara, non è facile trovarla in commercio, quindi mi sono messa su internet a cercare come costruirla, ci sono tanti tutorial. Bisogna praticamente prendere le misure del cane, come se sta in questa posizione qui. Bisogna prendere alcune delle misure del cane e poi con l'aiuto di mio padre e di un suo amico falegname abbiamo praticamente costruito i pezzi e l'abbiamo assemblata, e adesso lui mangia in questa sedia. Così facendo il cane riesce a mangiare in posizione verticale e il bollo alimentare riesce a raggiungere lo stomaco grazie appunto alla forza di gravità. Adesso posso dire che sembra che abbiamo trovato la quadra. Sono ormai 2 anni che lui vive con questa malattia. Sembra star bene perché corre, gioca, fa tutto. Non esiste una via di guarigione, ma appunto esiste solo una terapia farmacologica che consente al sistema immunitario di impedire che vengano prodotti questi anticorpi contro i recettori dell'acetilcolina. E oggi siamo qui perché vogliamo fare una visita di controllo, comunque un cane che deve essere controllato. Bisogna controllare tramite un test specifico che viene fatto poi negli Stati Uniti quanti anticorpi ancora l'animale sta producendo contro i recettori dell'acetilcolina.
Prossimo servizio riguarda la clinica veterinaria Città di Domodossola. Abbiamo registrato tante puntate, 16 lo scorso anno, 12 in questa edizione, ma non siamo mai andati a fondo per conoscere da vicino la clinica. E direi che invece è importante per capire quali che sono i servizi, quali che sono anche gli strumenti che ci sono a disposizione per i nostri amici a quattro zampe. Per saperne di più vediamo il prossimo servizio che ci parla nei dettagli della clinica Città di Domodossola. Vediamo! La clinica veterinaria Città di Domodossola nasce concretamente nel 2019 da un progetto che è maturato negli anni grazie all'esperienza professionale di Federico in Italia e all'estero, soprattutto in Nord Europa e in Nord America. È questo tipo di modello che abbiamo voluto portare anche qui, creando una struttura, quindi una clinica che fosse in grado di scindere, di liberare il medico veterinario da tutte quelle incombenze burocratiche o amministrative che lo allontanano comunque nella normalità dell'esercizio della professione. Ad oggi la struttura conta più di 20 collaboratori tra personale dipendente, infermieri, medici, generalisti e specialisti. La clinica si configura come un'azienda in cui il veterinario può esercitare a tempo pieno la propria professione, mentre addetti alle varie mansioni e alle varie attività, quindi dal front office all'attività infermieristica, vanno a creare quella rete di supporto alla professionalità, appunto del medico che può occuparsi solo esclusivamente della cura, del prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe e della propria formazione continua. Questo è un requisito che riteniamo fondamentale per il nostro personale. La clinica è nata proprio con il duplice obiettivo di fornire un alto livello di competenza, quindi di competenza professionale, e un alto livello di tecnologia, quindi di servizi che vengono messi a disposizione dei nostri pazienti e chiaramente dei nostri clienti. I pazienti nell'arco di questi pochi anni di attività sono, devo dire, cresciuti in maniera esponenziale, rendendo anche molto vivace il nostro lavoro di back office, di gestione amministrativa. Ne possiamo contare oggi più di 6.000 che afferiscono alla nostra struttura ormai praticamente da tutto il nord Italia, soprattutto per cure specialistiche come la diagnostica per immagini, quindi l'uso della TAC, o chirurgia avanzata. Abbiamo creato in questi anni una rete di collaborazione proprio con cliniche veterinarie, soprattutto di Milano e di Varese, che anche per la vicinanza, per la prossimità territoriale, riferiscono appunto dei casi o delle analisi specialistiche alla nostra struttura. La struttura si configura come clinica proprio perché, a differenza di un qualsiasi ambulatorio veterinario, offre e garantisce dei servizi, tra cui la reperibilità 24 ore su 24, previo contatto telefonico, la degenza assistita dei nostri pazienti, tanto che è da poco entrata nel nostro staff proprio Antonella, che si occupa di terapia intensiva. E competenze e tecnologia, come dicevo, sono le nostre parole chiave, per cui il personale, sempre in continua formazione, è sempre a disposizione per assistervi sia nelle piccole difficoltà quotidiane con il vostro animale, sia invece per la casistica più grave, più difficile. Continuiamo la nostra puntata, è la volta di un gattino, anzi di una gattina per la precisione, la gattina Nami, alle prese con una frattura e quindi c'è stato poi l'intervento per risolvere questo problema. Succede spesso nei gatti, soprattutto anche perché quando magari subiscono un incidente oppure vengono investiti, ci sono queste problematiche che però si possono anche risolvere. E vediamo subito il servizio, ce ne parla la dottoressa Sara e anche la dottoressa Elettra. Vediamo. Io
Ieri sera due ragazzi ci hanno portato questa gattina di 4 mesi, si chiama Nami, ha avuto un incidente domestico, infatti ce l'hanno subito portata e i nostri medici hanno eseguito una lastra in modo tale che appunto hanno diagnosticato una frattura del femore. L'abbiamo tenuta qua durante la notte in modo tale che si tranquillizzasse e oggi subisce appunto un intervento. In questo caso infatti, come potete vedere, è tranquilla perché l'abbiamo premedicata e adesso eseguiranno l'intervento. Siamo con Nami che si è svegliata dopo circa 2 ore dall'intervento ortopedico. In questa fase di risveglio è indispensabile che il paziente riposi in un luogo tranquillo al caldo, soprattutto se si tratta di un cucciolo molto giovane come lei. Ora rimarrà ancora con noi qualche giorno e poi proseguirà la sua degenza in una gabbietta a casa prima di togliere i ferri tra 2 settimane. Siamo sulla neve e anche la Sally purtroppo, come tanti altri i cani, ha il vizio di mangiare la neve. Questo non deve succedere perché la neve fa molto male ai nostri amici a quattro zampe. Quindi fate attenzione, l'ho già rimproverata un paio di volte, speriamo che sia finita lì, insomma, ecco. Adesso è il momento del medico risponde e come sempre la dottoressa Jessica ci illumina sulle problematiche relative alle punture degli insetti. Vediamo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di puntura di insetto. Siamo purtroppo giunti alla fine della stagione estiva, stagione rappresentata da numerosi insetti, tra cui le api e le vespe. In modo particolare le vespe creano dei grossi disturbi ai nostri animali. Chi di noi non ha mai avuto una puntura di insetto? Sappiamo bene che le punture sono piuttosto dolorose. Ebbene, anche per loro vale la stessa cosa. Cosa fare dunque se vediamo il nostro cane o il nostro gatto avvicinarsi a questi insetti ed essere punti? Bisogna immediatamente chiamare il medico veterinario perché creano vari problemi. La sintomatologia è rappresentata generalmente da dei gonfiori localizzati nel punto di inoculo, ma questi gonfiori possono manifestarsi generalmente su tutto il corpo, a seconda ovviamente della quantità di veleno indotta. In modo particolare parlo delle vespe perché, a differenza delle api, queste non hanno un pungiglione acuminato e non lo lasciano inserito all'interno della pelle. Di conseguenza questo gli consente di poter pungere la loro preda, diciamo così, più volte. Il problema diventa ancora più grave qualora il nostro cane e il nostro gatto venga punto direttamente in bocca. Perché? Perché loro per difendersi cercano di morderle, alle volte di ingerirle. E il problema potrebbe essere se la gola iniziasse a gonfiarsi.
Quindi bisogna chiamare immediatamente e recarsi in un ambulatorio veterinario, poiché il medico veterinario fa un'iniezione di cortisone che va a spiammare la zona e nei casi più gravi la terapia cortisonica andrà poi prolungata anche a casa per via orale. Se abitiamo a numerosi chilometri di distanza dal veterinario, nel frattempo, qualora fosse possibile, si può applicare del ghiaccio nel punto di inoculo, così da alleviare il dolore. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata, una puntata interessante, spero che vi sia piaciuta, sono stati tanti gli argomenti che abbiamo trattato. Vi ricordo che per quanto riguarda i vostri amici a quattro zampe potete mandarci le foto, lo fate però con foto orizzontali, mi raccomando, nome del vostro amico a quattro zampe, il vostro nome e soprattutto da dove ci mandate la fotografia, così anche per capire qual è il territorio in cui riuscite a vedere la nostra missione. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana, se la Sally magari volesse venire qua per i saluti, se no noi ci vediamo alla stessa ora la prossima settimana. Arrivederci!